Gaetano, dimmi. Ah, dove? Il italiano. In regia non può spacciare. No, ho avuto io. Qua così lo faccio rallentare, dai. Guarda che sto finito, sono portato il cazzo, lo portano da fuori, guarda. Si portano all'ogre, penso, no? Non c'è possibilità, prendi la prova. Va bene. L'operazione è quella della cattura di un latitante Pavasuri, importante perché riguarda Santoro, è un latitante della zona di San Luca, deve scontare 30 anni di carcere per omicidio, da quell'omicidio sono scaturite diverse avvisaglie con anche la famosa strage di Duisburg, quindi come soggetto estremamente importante. E volevo sottolineare, al di là di questi aspetti che poi saranno meglio dettagliati dal dottor Cortese, dagli altri funzionari, l'attività della squadra mobile nel suo complesso per la cattura della latitante, perché voi sapete benissimo che la nostra attività, oltre che svolgersi nel settore delle associazioni per delinquere, che è quello che naturalmente va a scardinare certi meccanismi che controllano questa città, che lo sappiamo benissimo nell'ambito dell'estorsione, nell'ambito di quello che sono tutti gli aspetti del controllo degli appalti e quant'altro della città, della provincia in genere, traffico di droghe e l'altro, le catture servono invece a dare quei segnali per eliminare i soggetti latitanti nell'ambito dello stesso territorio, dove comunque esercitano lo stesso dei controlli sul territorio e anche delle influenze, perché i latitanti sono sempre attivi, e averle catturate e catturarle è un fatto estremamente significativo nell'ambito dell'operazione giudiziaria, del danno che si può fare, se per favore potete o eliminarlo oppure... Quindi su questo discorso dei latitanti come attività strategica della questura abbiamo dedicato molto spazio e molte energie per combattere questo aspetto importante della lotta alla criminalità organizzata, e i risultati nel tempo si sono visti, perché abbiamo contato negli ultimi 2 anni circa, in linea di massima, 31 latitanti. Tutti importanti, guardate che tra latitanti si parla di Pelle Antonio, De Stefano Giuseppe, Strangio Giovanni, De Stefano Paolo, Giovanni Degano, che è Criaco, come mi suggerisce il capo della squadra mobile, quindi e tanti, e tutto il resto. Questi sono latitanti, vedete che
nella loro, diciamo, strategia la mantenevano il controllo del territorio anche da latitante. Quindi assicurarla alla giustizia significa, oltre che togliere una persona pericolosa dalla strada, significa anche indebolire il sistema criminale del territorio, del controllo del territorio. Quindi questa strategia di aver scelto di dedicare energie su questo settore, i frutti li ha dati. 31 latitanti, guardate che non è di poco conto, è un risultato estremamente eccezionale che va sottolineato e va dato merito alla squadra mobile e ai commissariati, nella fattispecie quello di Siderno adesso in questo momento, ma anche gli altri commissariati quando ne sono stati interessati, e hanno dimostrato veramente grande capacità e grande professionalità, di cui io naturalmente ne prendo atto e ci tengo anche a sottolineare tutto questo. Bene, adesso io passo la parola al dottor Cortese, che vi illustrerà in linea di massima il tecnicismo dell'operazione, e anche il dottore Stefano Dora, dirigente del commissariato di Siderno, e il vice dirigente della squadra nuova, il dottor Silvo, che già era a Siderno. Il soggetto catturato questa notte ha una valenza criminale di tutto rispetto, al di là della condanna a 30 anni di reclusione e al di là del fatto che era latitante dal 2005, ha un'importanza strategica, collegato alle famiglie mafiose di Apito, ha intessuto rapporti con le famiglie mafiose di San Luca, e l'omicidio per cui, diciamo, risponde con i 30 anni di reclusione in via definitiva che dovrà scontare è soprattutto strategico, perché, dicevo, con l'omicidio di Giorgio Antonio commesso nel 2005, di cui appunto risponde il Pavasuli, si è riesplosa con una ferratezza tremenda la famosa faida di San Luca, perché poi da quell'omicidio è scaturito una serie di episodi delittuosi che hanno portato alla morte di Natale, addirittura morta la Maria Strange, e di conseguenza anche l'eccidio di Duisburg nel 2007. Per cui aver catturato Favasuri è una risposta importante, sicuramente soddisfacente, in un territorio come Apito. Poi il dato significativo su cui poi il dottor Dodero si soffermerà ancora di più, averlo catturato ad Apito, nel paese, a casa sua, è un segno importante, dove possiamo, come dire, dare il messaggio che i bunker che si costruiscono all'interno delle abitazioni, perché di questo si tratta, lui aveva un piccolo bunker dove si nascondeva quando arrivavano i controlli di polizia e carabinieri, ovviamente questo ci dà soddisfazione per dare un messaggio che non ci sono luoghi intoccabili, non ci sono bunker che possono resistere all'attività della forza di polizia. Io ho finito e passo la parola al dottor Dodor, ma mi preme sottolineare ancora una volta, come diceva il questore, che questa tipologia, questa strategia che ha portato a questi risultati, soprattutto in termini di cattura dei latitanti, è dovuta a una sinergia assoluta, a tal punto da diventare un'unica squadra di polizia giudiziaria con i commissariati del territorio. In particolare con Siderno, già da tempo abbiamo instaurato una sinergia, una squadra affiatata, sia ai tempi in cui c'era Luigi Silipo, ma questa continuità di azione con Dodero porta a essere un'unica polizia sul territorio, sia essa Reggio Calabria o l'ultimo paese della provincia di Reggio Calabria. Sì, dunque, è stato catturato ieri sera, lui, come diceva il dottor Cortese, aveva costruito in cucina, proprio alle spalle del mobile cucina, un piccolo bunker, diciamo alto 1,5 metri e lungo altrettanto, dal quale lui accedeva appunto spostando il mobile della cucina con un meccanismo semplice ma ingegnoso, si inseriva in questo, appunto, in questo bunker, e veniva poi richiusa la cucina. Tra l'altro aveva inserito all'esterno dell'appartamento, sia davanti alla porta d'ingresso anteriore che davanti quella posteriore, due microtelecamere. E quindi lui vedeva dall'interno del bunker, dove abbiamo trovato proprio il televisore utilizzato, vedeva chi si avvicinava e quando soprattutto andavano via i controlli. Quindi riusciva dal bunker solo quando era certo che non ci fossero più nelle vicinanze, non ci fosse più alcuno. Non ha opposto ovviamente alcuna resistenza a quel punto. In verità però poco dopo la cattura moltissimi africoti sono radunati davanti all'abitazione, quindi insomma, abbiamo avuto qualche piccolissimo momento di tensione, ma insomma l'abbiamo risolto poi rapidamente. E deve scontare, come ha detto il Cortese, il soggetto 30 anni di carcere, quindi la sua permanenza nelle patrie sarà molto lunga.
Non so se volevo aggiungere qualcosa sul personaggio, dottore. No, abbiamo detto tutto. E allora, grazie. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Profilo di questo soggetto, come diceva in conferenza? Beh, è un soggetto di rilievo criminale, al di là della condanna a 30 anni di reclusione che dovrà scontare perché è in via definitiva, è un soggetto collegato al territorio di Africa e alle famiglie di San Luca, con l'omicidio di cui risponde con questa condanna a 30 anni ha contribuito a far riesplodere con l'efferratezza che voi tutti sapete la annosa faida di San Luca, che ha portato poi all'eccidio di Natale a San Luca e poi alle conseguenze ancora più tragiche su Duisburg nel 2007. Quindi c'è una grande soddisfazione per questo risultato portato nel cuore di Africa, dove lui è rintanato in un bunker, ed è un risultato che noi attribuiamo a questa sinergia tra la squadra mobile di Reggio Calabria e il commissariato di Siderno, che sul territorio ovviamente ha portato con efficacia questo risultato. Quindi il merito è sicuramente ascrivibile agli investigatori di Siderno e al dottor Goder, che è qui presente, ma è all'insieme una strategia di contrasto e latitante dell'intera Polizia di Stato sul territorio di Reggio Calabria. Grazie. C'era qualcuno in casa? C'erano i familiari che ovviamente lo accudivano e al momento dei controlli lui, con le telecamere piazzate all'interno, si rifugiava all'interno di questo bunker e eludeva ovviamente. Era disarmato? Era assolutamente disarmato e non ha posto resistenza. Rispetto alla faida, lui a chi apparteneva? A quale parte stava? Lui è collegato alle famiglie di Africa e ovviamente si era collegato alle famiglie per le vacanze. Grazie, arrivederci.